Guarda quanto è grande il mio Buonasera, pesce. maestro. Complimenti, bel pesce, Eisenba. Bravo. So, dobbiamo sbloccare e testare Comparone Turam. Attenzione, Alexandre, lo sprint boost di Alexandre. Che sembra non tanto farcela. Sta nuova cappiezza, Alexandre però si destreggia i numeri. No, ma io, ma sta piezza sulla casetta. Bella intercettazione qui. Intanto Bruma la butta dentro. Attenzione, sprint boost. Boom, niente. Eccolo qui. Sì, comunque. Allora, sicuramente a livello di controllo palle e di agilità, meglio di Savic. Però credo che difensivamente Savic sia andato a go. Vedi, vedi come morde le caviglie. Ok. Alexandra col verdacchione. Guarda il vostro Oh, Mister Holly. pupillo. Sali su. Boom, verdacchione di Alexandra. Comunque questo molto agile. Questo potenzialmente può essere stravalido su PS4. Sali su. Alexandra. Lo sprint boost di Alexandra che qui si sprint boosta tutto sommato bene. Io sulla casetta sapete chi mi pare? Mi pare del Pier. In accelerazione. Tala qua la del Pier. Ma non ci voglio mai credere. Dai, non si può giocare con quella casetta. Si sprint boosta una volta sì e tre no. Bravo. Bravo, ha ribaltato Ronaldinho. Bravo. Ma dai, ma com'è possibile che non segna? Ya, esci, esci, t'ha visto su portiere, ya, esci. Fuori. Mannaggia, Satana, mannaggia. Madonna, Madonna, Madonna. Questo la casetta è di una ambiguità incredibile. Ti fa uno sprint boost che sembra Mbappé e altri due che non si muove. Porco. L'L1 corsa va una volta sì e tre no. Porco giù. Ti prego, la casetta, dai, per favore. Secondo me sta carta è chiaramente un troll della EA. Oh, guarda sto Brumo. Brumotti. Un po' le gambette. Ancora Brumotti, si gira, si rigira. Manda al bar tutti Brumotti. Gran numero di Brumotti. Ancora lui. È un treno su Old Gen. Gran giocata di Brumotti, no ma... A bombazzo! Ce la può fa la casetta, ce la può fa. You can do it! Brumotti! È agilissimo, Brumotti! Sprint boostante, Brumotti! No ma... Attenzione, si propone! Ma non corre! Ancora lui, Brumotti. I numeri sulla fascia. Gran palla di Brumotti che illumina Perdigno. Oh, ma è forte comunque su Old Gen Brumotti, eh? Questo non gliela fa. Non ce la fa. Che fatica.
Dai, Alexandre, dai. Oh, questa è la casetta che ci si aspetta. Vedi. Vedi come va via Brumotti rispetto alla casetta. Zio, non si fotte con Brumotti ATT. Brumotti ATT fa quittare la gente. Brumotti! La butta dentro. Quindi, recap di questi giocatori che abbiamo provato grazie a Tony Modestino, scuola La Strada. Allora, abbiamo provato un po' di giocatori, grosse delusioni, grandissime sorprese. Partiamo da questo Salisu, espulso ingiustamente nell'ultima partita con un contrasto in piedi dopo 5 minuti di gioco. Allora, 2-5, 1,91 m. Allora, le stats sono di un top. Ovviamente tutti i giocatori sono stati provati su entrambe le console. Diciamo che per me non rispecchia quelle stats di difesa. Cioè, queste sono stats di un giocatore full automatico. Lui è automatico, ma non è full automatico. È un ottimo player, ma non un super player come gli ultimi che sono usciti con Atea, Rau, che la gente là. Però il suo lo fa su entrambe le console. È lengthy, è grosso. È bello agile per essere un DC, quindi niente male. Però senza andiamo per le lunghe, buono, ma non rientra nell'Olimpo dei top. Come stile intesa c'è cioè Mamise non bretta. Come voto per me lui è un 8 su entrambe le console. La casette. Allora, questo, diciamo, a parte la troppa forza, ha tutte le carte in regola per essere un gran bel giocatore. Mi aspettavo uno tipo GV. Ma mi sono ritrovato un player veramente parecchio appesantito da quella forza, un body type tarchiato, poco slanciato, quindi gran fatica, cioè è uno di quei giocatori che con gli sprint boost andate via una volta sì e tre no, cioè sono quelli che pare sempre che fanno fatica in accelerazione. La finalizzazione, aiuto, non lo so che problemi c'ha sta carta, su entrambe le console prendevo i time head verdi e sbagliava veramente tanti gol, ne ha fatti tanti, però ne ha sbagliati tantissimi. Quindi, velocità non delle migliori, non sto dicendo sulla carta, cioè sto dicendo in game. Finalizzazione non delle migliori. I passaggi mi sono sembrati molto buoni, poi vabbè, l'agilità ci sta. E poi c'è tutta quella forza fisica che purtroppo lo appesantisce troppo, sia su Next che su Old Gen. Come si è intesa, ci ha messo in un motore sperando di dargli un po' più di reattività, sprint boost, sai, quel qualcosina in più a livello di dribbling eccetera, e di velocità, ma purtroppo non è cambiato niente. Come voto, per me questo rimane comunque un 5-4, ma non va oltre un 6,5. Cioè, per intenderci, questo sta sotto a un Del Piero. Del Piero almeno ogni tiro è gol. E per assurdo sembrava sprint boostarsi, seppur non mi sia piaciuto, ma si sprint boostava meglio di lui. Quindi, no, per me è un 6. 6 più su entrambe le console. Molto deludente, sì, molto deludente. Non ne vale la pena perderci la salute per sbloccare. Turam. Ok, questo è un gran bel giocatore. Diciamo alto alto, 1,92 m, 5,4. È una carta abbastanza anomala perché non è il solito CDC. Ok, con la quinta stella skill ne abbiamo visti tanti, però sono sempre un po' tronchi. Lui è un pizzico tronco per via del body type, che sapete che pure che c'ha tutti i 99, sopra il 1,90 m, poi quando vi muovete nello stretto è come se oscillassero un po', no? Però questo compensa molto bene con tutti quei 99. È molto presente in game, ma non è full automatico, come un Savic. Però è molto presente in game. Poi veloce palla al piede, passaggi eccezionali. Ovviamente per me lui non è un COC, questo è il ruolo ideale, è un CC, ma fa benissimo anche il CDC. Alla domanda tra lui e Savic chi è meglio da CDC, Savic è più forte da CDC perché è più ingombrante, è più automatico, però lui da CC è nettamente superiore a Savic. Lui se la gioca con Gravenberch, ma è superiore a Gravenberch questo per me perché è più agile ed è più tecnico.
oltre a difendere come Graveler. Quindi veramente un signor giocatore che si può sbloccare con poco. Come si è inteso un'ancoretta, come voto per me questo è un bel 9, 9 più. Gran bel giocatore. Non va oltre il 9 più perché non è full automatico. Se fosse stato anche full automatico sarebbe stato un 9,5. That's all. Per me il COC non lo può fare. Deve fare dal CC in giù. E poi c'è lui, la vera rivelazione del test. Brumotti, proprio lui, Armindo Tuenabanga Brumotti. Questo è partito come una trollata, ma veramente fast. Cioè, ha le gambette, 1,73 m, 5,4. Ovviamente su Next Gen non può fare i miracoli perché... Però rientra tra quelli che si sprint boostano bene. Non siamo ai livelli di Gubu, ma molto bene. Sembra avere un'ottima finalizzazione, nonostante sulla carta non sia niente di che. I passaggi sono discreti, tutta quell'agilità si sente. E la forza è giusta per uno che deve fare l'esterno, un po' bassa, ma giusto. Su PS4 è stata veramente una rivelazione perché questo L1 Corsa è uno dei giocatori più esplosivi che ho provato ultimamente su PS4, se non il più esplosivo di tutti. Messo a TT era letteralmente immarcabile con gli sprint boost. Quella forza fa sì che non sia pesante come alla casetta e quindi vola. E questo da PS4 è una mina. Poi è gratis, bisogna un attimo smadonnare per sbloccarlo, ma è gratis. Quindi se siete da PS4 questo ci sta, è pure premium, quindi linka. Come si è inteso un architetto, come voto a lui do un 7, deve fare ovviamente l'esterno solo su Next Gen, un 7 su Next Gen e gli do un bel 9 su Old Gen, dove vola letteralmente. Detto ciò, io vi ringrazio per aver visto questo video, fatemi sapere nei commenti che il prossimo platico quello che avete usato voi. Alla prossima. Guarda qua, si è fatto Milan, si è fatta. Modestino. Che tryharder il Modest. Quante ne sa.